Rocca Bernarda, 8 dicembre 2011, è festa grande qui nel paese attraversato dal Tacina per i 100 anni di nonno Peppino. Questo qua vedete il manifesto e noi ce l'abbiamo qui, siamo noi nella sua camera. Buongiorno e tanti auguri. Ragazzi, Come vi sentite? Siete cosciente che oggi fate, ieri, e oggi li festeggiano i vostri 100 anni? Cosa vi ricordate in questi 100 anni? Voi avete fatto la guerra, la seconda guerra mondiale. Che vi ricordate della guerra? Cosa vi ricordate della guerra? come sono quelli che Con gli aerei? Non mi siede. Gli abissini? In Africa siete stato? E che vi ricordate? Qualche episodio della guerra? Cosa vi ricordate? Avete combattuto? Altri tempi quelli. Erano altri tempi. Come vi trovate qui a Rocca Bernarda? Quanti nipoti, quanti figli avete? Quanti figli avete? Figli. E nipoti? Sono la nuora io. Siete contento di questa bella festa che vi fa il paese? Mo andiamo in piazza a festeggiare. A cosa è dovuto alla vostra longevità? A cosa è dovuto che siete arrivati a 100 anni? Non ci arrivano tutti, sono in pochi che raggiungono i 100 anni. Voi avete fumato in gioventù? Avete fumato qualche volta? Niente fumo. E bere avete bevuto? Bere, bere. Vino, lo bevete il vino? Ogni tanto. Qual è il vostro segreto? Il paese? Il vostro segreto La compagnia dei di nipoti. lunga vita? Questo è un modo di parlare. Detto da una nipote. Vediamo, dicevi? No, dico magari tante parole non le capisci. Meglio più. Come segreto di longevità pensi la compagnia dei nipoti, La quindi compagnia dei la nipoti. Mi gioventù hanno l'hanno voluto bene. tenuto. E poi è stata molto calma, un bicchiere di vino al giorno. Questa è stata la sua. La calma, la calma. La calma. Di nuovo tanti auguri, nonno. Grazie. I nipoti sempre dietro. È mio. Ne è uno Ho aspettato una da zitto. Periodo di crisi, ma... Interruzioni, però è di... Dille che ne ha Usa zitto. Frangelo veramente, chi ne è? Piccolino.